Ben ritrovati, ben trovati da Alessio Grosso. Dunque, mentre il centro-sud è colpito dal maltempo con anche grandinate, addirittura la neve pallottolare che è caduta a Roma, il nord si è goduto delle gran belle giornate di sole, abbastanza fredde al mattino, anche relativamente miti nel pomeriggio grazie al fön. Ma ora qualcosa di importante sta per avvenire, perché la situazione si va ribaltando, anzi complicando, perché oltre al centro anche al nord arriverà la neve. Dove non sarà neve sarà pioggia, ma ci saranno occasioni di nevicate abbondanti sul nord dell'Appennino in particolare. Ecco l'analisi sinottica che mostra proprio un nuovo vortice, lo vedete con quella L, low pressure, sta per bassa pressione, che si muove alla conquista del Mediterraneo centrale, preceduto questa volta da questi vettori che indicano un'avvezione, cioè uno spostamento orizzontale di aria mite, più mite e umida, che scorre su questo strato relativamente freddo. Risultato precipitazioni, risultato anche vento, perché arriva la depressione, 3 o 4 giorni di maltempo. Le temperature che avremo domani mattina a 1500 metri, la meno 4 in Valpadana, a 1500 metri naturalmente, comunque valori sotto lo zero anche in pianura, sottendono la possibilità di nevicate vicine a quote prossime alla pianura. Vedete invece con quel verde l'aria mite che sta entrando, ma non arriverà sino al nord. Ecco le precipitazioni, la prima mappa la vediamo, vedete, mista per martedì sera sulla Valpadana, le quote neve al centro 3-500 metri, tutte le piogge invece che invadono il terreno. Andiamo a vedere cosa accade poi nella notte su mercoledì, la neve con quel verde, con quel rosso, soprattutto sul Piemonte, il resto della Valpadana sotto la pioggia, ancora neve nei fondovalli alpini, piogge temporali lungo la fascia tirrenica, lì si alzerà la quota neve. Infine il mercoledì con le precipitazioni un po' su tutta Italia, al nord dovrebbe prevalere la pioggia, non sul Piemonte dove nevicherà e non sull'arco alpino dove naturalmente ci saranno nevicate. Ma di tutto questo e molto altro parleremo adesso nel dettaglio previsionale. E allora facciamo un riassunto, andiamo con le grafiche, quelle più classiche che tutti riescono a comprendere. Per il martedì, come detto, va peggiorando su tutte le regioni tirreniche. Al mattino potrebbe esserci qualche nevicata sulla Toscana, non si escludono fiocchi persino a Firenze e anche nelle zone interne del centro, 400-500 metri, qualche fiocco ai Castelli Romani. Poi arriva la neve sull'Appennino Ligure, sul Piemonte, a Milano pioggia mista a neve. Andiamo a vedere ora il mercoledì per notare come questa depressione fa ulteriori passi verso nord, guadagna tutto il settentrione, le Alpi si imbiancano, pioggia e neve in Valpadana, siamo ancora al limite, quindi aggiornatevi su www.meteolife.it, basta un solo grado, quel grado per cambiare dalla pioggia alla neve in pochissimo tempo. Infatti vediamole allora le temperature previste per mercoledì, vedete i valori vicini allo zero, ma ancora di quel grado in più che potrebbero determinare appunto la trasformazione della neve in pioggia o viceversa. Valori decisamente più miti da dove è entrato lo scirocco, comunque venti da sud, sull'Italia centro-meridionale, lì la quota neve è decisamente più alta. Andiamo ora al giovedì, perché ci sarà una recrudescenza, potrebbe entrare aria fredda e quindi le nevicate potrebbero tornare ancora in Valpadana. Continuerà questo alternarsi, sarà neve sicura in Appennino, neve che poi si riaffaccerà anche sull'Appennino centrale, oltre i 700-800 metri, ma il tempo quasi ovunque, tranne, lo vedete, sulle estreme regioni meridionali. Vediamo il venerdì, ancora qualche nevicata che insiste perché è rientrata questa aria fredda dalla Porta della Bora, le nevicate che tornano sull'Appennino centrale intorno ai 500-600 metri, al nord ancora qualche fiocco in pianura, poi migliora sul finire della giornata, temporali sul Cilento in Campania. E per sabato le nevicate interessano solo i settori alpini di confine, si pulisce un po' il cielo, si entra in un tempo in convalescenza, ma insomma ancora resta instabile, ancora non si vede bene il sole, tranne forse sulla Sicilia. Andiamo alla domenica, la domenica decisamente migliore, potrebbe esserci un po' di neve soltanto sulle montagne marchigiane e abruzzesi intorno ai 500-600 metri, ma in un quadro decisamente meno nefasto, meno compromesso. Però attenzione, questi saranno giorni di neve, saranno i giorni in cui probabilmente l'inverno farà sentire di più il suo ruggito, quindi attenzione in alcune città come ad esempio a Cuneo, Asti, Alessandria, ma potremmo citarne molte altre al nord dove cadrà la neve, prudenza, prudenza, estrema prudenza sulle strade. Grazie per averci seguito, buona settimana a tutti da Alessio Grosso.